Bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, tra i link qui sotto, e qui vi sono apparsi i miei profili social. Come avete letto dal titolo, anche quest'anno vi farò un haul back to school. Infatti l'anno scorso ho fatto lo stesso video con qualità diverse perché utilizzavo ancora i movie, il mio telefono per registrare eccetera eccetera. Comunque vi lascio il link qui sotto e qui nelle i, se mi ricordo bene sta qua. Allora, io ho preparato una lista delle cose che devo comprare, così non spendo soldi inutili in cose che non mi servono e che non utilizzerò. Vi sarà apparsa qui comunque un overlay, ed eccola qui, l'ho preparata su Note. E niente, adesso sto per uscire e andare a comprare tutte queste cosucce. L'anno scorso io non ho comprato nessun diario o agenda, e infatti è stato un grandissimo errore perché magari certe cose i professori si dimenticavano di scriverle sull'agenda online e io non le facevo perché non avevo il diario, non avevo posto dove scriverlo. Infatti quest'anno ne comprerò uno, ma non oggi, perché il diario che voglio non è in questo negozio dove andrò a comprare le cose oggi, quindi un altro giorno andrò a comprare il diario. E comunque voglio questo diario qui di Mr. Wonderful, che fa cose bellissime ma costano un sacco. E niente, questo è tutto, quindi andiamo. Iniziamo. Allora, per prima cosa ho acquistato questo quaderno da anelli bianco, così, diciamo di questo spessore, che utilizzerò per i riassunti che ho fatto e quelli che devo fare, infatti lo dividerò in due parti. Poi, per i quaderni da anelli, ho comprato questi due pacchi di foglie a quadretti, perché l'anno scorso ho creato un quaderno da anelli di matematica e fisica, anche perché avevo due ore attaccati, quindi mi trovavo meglio e poi riesco a mettere magari gli appunti che ci dà la professoressa, le schede che ci dà da fare a casa eccetera eccetera. E poi ho preso questi arrighi perché studiando lingue ho tutti i quaderni anelli, quindi mi servono molti fogli a buchi. Poi ho acquistato questo portalistini da 100 fogli perché l'anno scorso per studiare letteratura italiana, Divina Commedia eccetera eccetera facevo molti schemi, quindi il mio quaderno era diventato tipo così spesso e prima era di uno spessore normale. E allora ho preso questo portalistini che utilizzerò, come ho già detto, per letteratura e per Divina Commedia. Allora, per finire la parte quaderni eccetera eccetera, ho preso solo due quaderni, uno a righe e uno a quadretti. Sono tutti e due colori pastello perché sono bellissimi e non mi fanno venire mal di testa, perché i colori tipo neon mi fanno venire mal di testa. Infatti è per quello che utilizzo sempre evidenziatore a pastello e no tipo giallo fluo. E come ho detto anche l'anno scorso, io odio le righe e i quadretti blu, quindi sono a righe grigie e quadretti grigi. Allora, mi sono trovata molto bene l'anno scorso a fare riassunti, comunque compiti al computer su Google Documenti, così se non ho il computer dietro o l'iPad o il telefono, e diciamo che con un unico account hai tutti gli schemi, tutti gli esercizi, qualsiasi cosa su ogni dispositivo. E per questo ho comprato due cartucce nere e ho cambiato stampante, adesso è una tipo Bluetooth, troppo bella. Ho preso un righello di ferro perché almeno non lo rompo e non lo distruggo come l'anno scorso, visto che mancavano tipo 5 cm. E poi ho preso quello da 15 perché così mi entra nell'astuccio, infatti è super fino. Ho preso un bianchetto correttore bianchino, come lo chiamate voi, non lo so. Come l'anno scorso vi chiedo, visto che siamo molti di più rispetto all'ultimo video che ho fatto di questo genere, vi chiedo qui sotto come lo chiamate voi. Io lo chiamo bianchetto e questo è a topolino, non lo so perché è a topolino, però ho preso questo così non devo aspettare che si asciuga, visto che sono una persona impaziente e se no perdo il filo del discorso del professore, visto che vanno molto veloci. Per quanto riguarda penne e pennine, ho preso molte penne quest'anno. Ho preso le solide, bellissime, mi trovo troppo bene. Queste, le Pilot Super Grip F, nere, perché scrivo solo con la penna nera. E poi ho preso queste penne colorate per fare appunti e schemi colorati.
e diciamo che ognuna si abbina agli evidenziatori pastello che ho ripreso quest'anno, tranne il giallo, perché il giallo lo utilizzo solo per le date e le cose importanti. Infatti adesso vi faccio vedere. Azzurro, verde, lilla, arancione e rosa. E niente, questo è tutto quello che ho acquistato. Adesso mi manca solamente prendere il diario e lo zaino, gli astucci e i post-it. Sono, diciamo, quelli dell'anno scorso, e i post-it ne ho 3000, infatti ho una sacchetta così spessa piena di post-it. E niente, ho preso molte poche cose rispetto all'anno scorso. Mi ricordo che avevo due buste piene pesantissime, adesso ne avevo solo una un po' pesantuccia. Infatti non sono sicura di aver preso tutto, però avevo solo questo nella lista. E non so. Vedremo. E niente, ci sono un sacco di rumori dei lavori, quindi vi abbandono e ci vediamo nella prossima clip. Se vi state chiedendo il totale di tutta quella roba che vi ho fatto vedere, è questo. Infatti, come vi ho detto, è molto poco rispetto agli anni scorsi. Non capisco cosa mi sono dimenticata, oppure quanto sono stata brava. Perché di solito spendevo anche quasi 200 euro in queste cose. Volevo spiegarvi un po' il perché sono stata assente questi 2-3 mesi. Alcuni di voi me l'hanno chiesto su Instagram, quindi alcuni già sapranno il perché, e alcuni. Però diciamo che volevo godermi l'estate al meglio, senza avere nessun impegno e magari privarmi di uscire o di fare cose che volevo fare per rimanere a casa e registrare un video. È una mia grande passione YouTube, però diciamo che posso dire apertamente che quest'estate è stata una delle più belle della mia vita, se non la più bella fino adesso. E niente, questo è il motivo per cui non ho fatto video. Comunque, ne ho già programmati un sacco e diciamo che fino a ottobre, senza imprevisti, dovrei esserci e dovrei pubblicare video. E niente, come sempre, se vi è piaciuto il video, mettete un like oppure commentate qui sotto e seguitemi su Instagram, tra i link qui sotto e qui vi sono apparsi i miei profili social. E noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.